Buonasera di nuovo a tutti quanti, eTwin in Toscana, questa sera 13 marzo per un nuovo webinar. Questa sera è, se vogliamo, la parte 2 del webinar che abbiamo già, del webinar dedicato alle azioni K1 e K2 che si è svolto qualche settimana fa, in gennaio in realtà, quindi più di un mese fa. Questa sera sono qui con me Nadia Buti e Marcella Biserni, ambasciatrice Erasmus Plus Scuola. Adesso le presenterò nel dettaglio. Io sono Simona Bernabei e sono la referente pedagogica Twinning per la Toscana. Sapete, noi abbiamo iniziato questo programma di formazione a distanza già da tempi precedenti il periodo del lockdown e quindi il periodo della didattica a distanza. Ci crediamo molto. Abbiamo un programma di formazione regionale che ogni anno diciamo si svolge sia a distanza che in presenza con lo sviluppo di una serie di temi di interesse. Questa sera ci troviamo a parlare ancora una volta di Erasmus+ e soprattutto sulla base delle domande e delle richieste che ci hanno inviato molti docenti, molti colleghi da tutte le province della Toscana e anche insomma, dall'Italia, abbiamo pensato di ragionare su degli esempi pratici e concreti. E quindi le nostre due ambasciatrici questa sera racconteranno la loro esperienza. Vi presento entrambe brevemente. Hanno una biografia molto ricca, sono due ambasciatrici con grande esperienza come docenti e come formatrici. Inizieremo con Marcella Biserni, che è docente di lingua e cultura spagnola, insegna a Prato presso il liceo linguistico Carlo Li presso l'Istituto di Istruzione Superiore Carlo Livi, al linguistico, e da quest'anno insegna in Toscana, in passato ha insegnato a Verona per 6 anni al liceo Fra Castoro e in precedenza alla scuola secondaria di primo grado. Svolge, ha tenuto corsi di didattica della lingua e della cultura presso i TFA dell'Università di Bergamo, Verona e Padova. Ha fatto parte delle equipe formative territoriali del Veneto, sapete, sono le equipe di docenti esperti in digitale che sono veramente a disposizione dei docenti regione per appunto un supporto concreto nella progettazione, nella didattica, ed è ambasciatrice, naturalmente ambasciatrice scuola Erasmus. E questa sera ci racconta un progetto che si chiama The Ways of Europe, Walking and Learning, che è diventato tra l'altro un role model Erasmus nel 2022, quindi un progetto che è stato anche preso ad esempio, diciamo, di buona pratica. Nadia Buti, già l'avete incontrata al precedente webinar, è una docente di scuola primaria presso l'Istituto Comprensivo Marconi di San Giovanni Valdarno in provincia di Arezzo. Lei è attualmente referente Erasmus+ e referente per l'internazionalizzazione dell'istituto, referente del progetto School Food per un futuro di tutto rispetto, che è un progetto sullo sviluppo sostenibile. Partecipa al programma Erasmus dal 1997, una veterana proprio di Erasmus, e quindi hai vissuto tutti i cambiamenti anche Tutti i di programmi. tutti i cambiamenti di tutti i programmi. E ha partecipato sia come partner che come coordinatrice di progetti, sia come scambi linguistici che come partenariati. Allora, noi adesso, dopo questo primo saluto, io passerò la parola alle ambasciatrici. Io seguo la chat, quindi inviterei tutti a meno che non ci siano delle domande sul momento a cui risponderò, a lasciare le domande in coda così che le ambasciatrici possano rispondere con calma, perché loro quando presentano effettivamente è complesso riuscire a star dietro alla presentazione e alle domande. E chiuderemo le webcam non per antipatia, ma perché così non rubiamo banda. Senza porre altro indugio in mezzo, passo la parola a Marcella e auguro buon lavoro a tutti. Per l'appunto, arrivata a presentare, non ho più la presentazione, per l'appunto. Eccoci.
Eccoci, preciso, l'abbiamo preparata. No, Aiutami. è semplicemente una questione di qualche secondo. I colleghi avranno pazienza, perché Non così so come fare a diamo. recuperarla. Non so come fare a recuperarla. Mi è Allora, sparita, non so come fare a recuperarla. guarda, sarà in una finestra, in una delle finestre sotto. No? No, non c'è, non so dov'è. Forse l'hai chiusa inavvertitamente, basta che tu la riapra. Per l'appunto, Non vi preoccupare. Allora, nel frattempo, comunque do qualche indicazione tecnica mentre tu con ecco, calma sì. cerchi la presentazione. Dunque, innanzitutto consentitemi di salutare i nostri colleghi del gruppo ambasciatori che sono Eccola, collegati con noi eccola. stasera. E naturalmente saluto anche la nostra referente istituzionale Marini e la nostra imbattibile professoressa Daniela Cecchi, che ha lavorato con noi come referente istituzionale fino a pochi mesi fa. Ovviamente poi cedo. Ci sei Marcella? Mi sparisce quando sposto il pannello, non so come Sparisce. mai. Allora, tu prova. Ecco, dai. Eccoci. Ok. Proviamo a far così. Boh, dai, ce Vai, la facciamo. d'accordo allora. Procediamo. Eccoci. Allora, buonasera a tutti, grazie per essere presenti. Come diceva Simona, io presenterò, sarò poco tecnica perché penso che le questioni tecniche le abbiamo ben sviluppate, hanno sviluppate anzi le colleghe il 24 gennaio al webinar precedente. E quindi cercherò di raccontare questo progetto, che è un progetto nato in realtà in autunno del 2020, quindi al ritorno dal lockdown, quando non si potevano fare progetti. E nella mia scuola, che allora era appunto il Liceo Fracastoro di Verona, si era deciso di non fare nessun progetto. Io però un po' mi annoiavo, un po' questo progetto ce l'avevo in mente da un po', da un bel po' di tempo, ma come succede quando si va in cammino, perché questo è un progetto che parla di cammini e di turismo lento, di sostenibilità, è appunto un progetto che riguarda la sostenibilità con lentezza, camminando i territori. Come quando si fa un cammino, soprattutto il primo cammino, c'è una parte della mente che spinge verso quel cammino, verso quella sfida contro i nostri limiti, e un'altra parte della mente che trova tante scuse: non c'è tempo, fa caldo, non sono allenato, e si rimanda. E così io facevo con questo progetto. La pandemia in questo caso è stata, perlomeno per questo, positiva, perché non potendo fare molto e avendo molto tempo, ho deciso di metterlo in pratica. E quindi io cercherò di raccontarvi come l'ho ideato, come poi ho cercato i partner, come lo abbiamo inserito da progetto eTwinning quasi contemporaneamente nell'accreditamento. Questo è il logo del progetto, intanto, che hanno creato i ragazzi nella piattaforma eTwinning, che come sapete adesso è ESEP, e anche in questo caso, se avete necessità di maggiori informazioni su come iscrivervi, se non siete ancora iscritti, o su come usare e navigare la piattaforma, la nuova piattaforma che ha sostituito eTwinning, vi rimando al webinar dei colleghi del 22 febbraio. Ecco, il principio di base appunto segue gli obiettivi principali di Erasmus da sempre in tutti i programmi che Nadia appunto ha attraversato, e da quando anch'io come studentessa ho partecipato al programma Erasmus, ovvero fornire e offrire agli studenti e non solo, anche allo staff, l'opportunità di muoversi per chiaramente creare, sviluppare, contribuire a promuovere un'attiva cittadinanza europea, e quindi anche un civic engagement verso le istituzioni europee, verso la comunità stessa, la società europea. Qui ho messo una piccola cartina dei cammini spagnoli, in realtà sarebbero molti di più, perché appunto questo progetto riprende il concetto di mobilità di Erasmus all'interno della scuola, ma in più vede e prevede una mobilità vera
lenta camminando sul territorio. Quando l'ho pensato, quindi a ottobre-novembre 2020, ho deciso di metterlo in pratica. Io non sapevo però quali di questi cammini, quali tratti avremmo poi camminato con le scuole, con la mia scuola e con le scuole partner, perché ancora non avevo i partner. Nel contempo, mentre lo stavo pensando e proponendo sui Twinning, decidemmo con delle colleghe di provare l'accreditamento Erasmus, quindi un'azione K1 ed era il primo anno dell'accreditamento. Quindi l'azione K1, azione chiave 1, mobilità per l'apprendimento, la prima, come sapete, poi ce ne sono altre che, di cui porterà esempi Nadia successivamente. Ma con i tuning è meglio perché effettivamente non è obbligatorio legare un progetto di tuning a Erasmus e viceversa, ma ormai è sempre più comune, anche perché, come è successo a me, trovare i partner, poi sviluppare i materiali, condividerli virtualmente e poi incontrarsi dal vivo è più facile, è didatticamente corretto attraverso la piattaforma Twinning che è stata creata proprio per questo. Quindi pensammo di presentare l'accreditamento e in una delle azioni, quella dedicata alla sostenibilità, io proposi questo progetto Cammini, ma lo proposi in maniera generica perché, come molti di voi sapranno, appunto, come avevamo spiegato il 24 gennaio, nell'azione K1, anzi nell'azione 120, quindi la domanda di accreditamento, ci vogliono molte caratteristiche di qualità per poi superare e ottenerlo. Ma una di queste è l'originalità, per esempio, ma i progetti rimangono generici, cioè non c'è bisogno in quel caso di avere già i partner, di indicare dove si va, quando si va e per quanto tempo. Ma le idee chiare, messe su la domanda in maniera chiara, specifica e soprattutto in base ai bisogni della scuola, coerenti con i bisogni della scuola. In quel periodo in particolare, a causa anche della pandemia, non so se ricordate, il Ministero spingeva a delle attività outdoor con anche il piano scuola estate e quindi anche nel nostro caso era importante avere delle attività, delle azioni che prevedessero questo tipo di didattica. Ma rimaneva generico, appunto, era ottobre 2020. A novembre, questo appunto l'accreditamento K120 che avevamo tentato e poi a marzo avevamo ottenuto. Gli obiettivi, come dicevo, seguivano il background della scuola, cosa si voleva raggiungere, nel nostro caso una mobilità che puntasse alla sostenibilità oltre che alle competenze tecnologiche attraverso i twinning. Questo è un esempio, giusto per ricordarlo, un assunto delle domande, dei punti che vengono presentati nella domanda del K120 e quindi alle quali avevamo risposto nel caso del progetto Cammini specificatamente con gli obiettivi che dicevo sopra. E poi in novembre io mi misi a cercare i partner, chiaramente scrivendo una bozza di idea del progetto, ciò che intendevo fare, camminare in alcune parti d'Europa con altre scuole che fossero vicine a dei cammini, quindi per me era particolarmente difficile trovare dei partner perché dovevano essere scuole vicino a dei cammini europei, che fossero spagnoli, che fossero francesi, soprattutto questi due paesi, perché la classe che avevo scelto studiava queste due lingue, io ero linguistico appunto al Liceo Fracastoro. Ora questa è una schermata appunto della nuova piattaforma ESEP, è necessario quindi fare il login, iscriversi se non lo si è ancora, registrarsi. E una volta registrati si accede a questa parte, quindi Networking Navigation Overview, che permette la ricerca appunto di partner, oltre alla ricerca di partner attraverso progetti già in essere, altre scuole europee o italiane che hanno proposto delle idee e stanno cercando dei partner. Io prima di
buttarmi in questa avventura, avevo cercato per parole chiave in inglese, in spagnolo, le varie lingue, se per caso ci fossero altri progetti sui cammini, magari mi sarei potuto aggregare a un progetto già esistente. Non c'era nulla se non in maniera virtuale, ma niente era stato fatto di scambio di mobilità concreta poi sul territorio. E quindi proposi io cercando dei partner nella piattaforma. E risposero subito due scuole. Ecco, questo è ricalca la banda, insomma, il twinning che avevamo già precedentemente, e la cerca partner, come vi dicevo, poi si aprono varie possibilità o di scrivere voi stessi un'idea o di aggregarvi, rispondere ad altre. Quindi l'idea fondamentale di base era ricalcare i principi di base poi di Erasmus, anche se in realtà in quel momento non sapevamo, era dicembre 2020, se avremmo ottenuto l'accreditamento e quindi se avremmo potuto poi portare i ragazzi in mobilità attraverso Erasmus. Quindi dapprima è stato un progetto di twinning, quindi che cercava di la partecipazione ovviamente di tutti i discenti, di tutti i partecipanti, tutte le scuole, l'inclusione sociale, l'innovazione digitale e la sostenibilità, in particolare focus sull'ambiente, quindi apprendere nel cammino un impegno anche civico. Chiaramente, perché poi ci sono state delle connessioni con associazioni del territorio, associazioni pellegrine, comuni, enti pubblici sia in Italia che nei cammini stranieri, e quindi un'opportunità con un progetto internazionale. Ci tengo a dire che questo è l'unico progetto attualmente su dei cammini a livello internazionale, cioè con uno scambio tra paesi diversi europei. Fortunatamente però questo tipo di didattica sta prendendo sempre più piede e molti colleghi mi hanno chiesto consigli, hanno messo in atto dei piccoli cammini in Italia, sulla Via di Francesco, sulla Via Francigena e non solo. E quindi si sta sempre più allargando l'interesse e la curiosità, la voglia di andare anche oltre confine. Certo non è facile, ma è fattibile, visto che io l'ho fatto, tutti lo possono fare. E quindi la metodologia basata sulla ricercazione, perché come vedremo poi i ragazzi hanno fatto ricerche a monte, ovviamente, sia sui cammini italiani, nel nostro caso quelli francesi sulla Via Francigena, gli spagnoli sul Cammino di Santiago, ma anche poi delle interviste in loco. E quindi acquisendo competenze non solo linguistiche, ma anche riferite al turismo, commerciali, internazionali. Ovviamente, quindi il sentiero seguito per rimanere sulla scia dei cammini era proprio quello di rafforzare la cooperazione a livello europeo, ma anche seguire il Green Deal europeo, oltre che il PNSD e quindi il nostro piano di azione di istruzione digitale, attraverso varie piattaforme all'interno, inserite poi all'interno di Twinning, che venivano sfruttate, utilizzate dagli studenti per creare i lavori didattici. Il progetto nel concreto, quindi, ha trovato fortunatamente quasi subito le due scuole che avevano risposto sulla piattaforma Twinning, furono una scuola di Amiens, Lycée Banlieue, che è una scuola che prepara i ragazzi alla carriera di ingegneri, quindi scientifica. Liceo Fracastoro, quindi loro erano vicini, sono vicini alla Via Francigena e tra l'altro questa mobilità verrà effettuata a breve, a fine marzo partiranno 13 ragazzi che studiano francese, di una mia ex seconda, adesso in terza, per fare un pezzettino di Francigena. La via postuma che è stata fatta in accoglienza a settembre da Verona a Mantova, in parte a piedi, in parte in bicicletta, e poi qua Caminos al plurale di Santiago, perché
Noi l'anno scorso la prima mobilità l'abbiamo fatta a Pontevedra, l'altra scuola appunto che aveva risposto era di Pontevedra, è di Pontevedra, il SEC Atlantico International, e abbiamo fatto proprio un tratto del Cammino Portoghese variante spiritual fino a Santiago, in circa 110 km in 4 giorni. E questo dovrà poi però terminare con un'ulteriore mobilità a Pamplona in ottobre 2023 sul cammino francese. Infatti si è aggiunta in itinere un'altra scuola che era partner già del Fracastoro, un liceo musicale di Pamplona, appunto. Questo ha permesso in marzo, come vi dicevo, noi abbiamo cominciato a lavorare sui twinning con queste presentazioni, abbiamo fatto poi delle conferenze virtuali perché quell'anno non si poteva viaggiare, delle conferenze con degli esperti, sia spagnoli, pellegrini, esperti del cammino, storici, assessori, quindi enti pubblici che si stanno occupando, per esempio, del Cammino di San Jacopo in Toscana, e esperti e direttori dell'AEWF, che è l'Associazione delle Vie Francigene Europea. E questo poi ha permesso chiaramente una mobilità grazie all'accreditamento, però, perché senza Erasmus forse non sarebbero state possibili queste mobilità, essendo abbastanza oneroso cambiare città ogni volta, quindi non avendo un'accoglienza in famiglia, non essendo uno scambio normale, tra virgolette. A marzo abbiamo saputo di aver ottenuto l'accreditamento e quindi poi abbiamo previsto con il CA 121, che è appena scaduto il 23 febbraio, in quell'anno i tempi erano diversi perché era il primo anno dell'accreditamento, e quindi abbiamo chiesto nel CA 121 la mobilità per l'aprile 2022 a Pontevedra. I ragazzi hanno potuto quindi realizzare delle tappe dei cammini, conoscere diverse realtà, condividere esperienze, fare riflessioni interdisciplinari, ovviamente sulla parte storica, di storia dell'arte, economica, ma anche fare riflessioni sull'utilità delle piattaforme, della tecnologia, associando lo slow tourism, quindi una sostenibilità turistica lenta attraverso un nuovo modo di vedere il viaggio, anche alla slow tech, quindi a una etica della tecnologia, l'uso utile della tecnologia e degli algoritmi. E quindi fare in questo modo Europa. Questo è uno stralcio del progetto, che era stato poi tradotto in inglese e presentato in eTwinning e poi approvato dall'Agenzia Nazionale. Vedete, le parole chiave appunto sono turismo lento, l'autonomia che i ragazzi avrebbero acquisito e hanno acquisito, le loro competenze digitali e linguistiche, l'uso della piattaforma eTwinning, la progettazione di un itinerario turistico reale. Se poi c'è tempo, vi farò vedere le brochure che loro hanno creato, come mettendosi nel ruolo di guide turistiche e di agenzie di viaggio, sia sui cammini italiani sia sui cammini spagnoli, e quindi l'importanza di un'economia più sostenibile. Gli obiettivi principali quindi erano conoscere il cammino come fenomeno antropologico e sperimentare un itinerario di escursione in forma di nuovo modo di viaggiare con un turismo lento e consapevole, lavorare concretamente negli spazi aperti per attivare una didattica sempre più interdisciplinare, innovativa e coinvolgente, e avvicinare le scuole di nazioni diverse attraverso i territori che saranno parzialmente poi sono stati parzialmente percorsi. Qui vi ho messo un esempio del CA 121, appunto il primo anno. Riassunto qui, in realtà il primo anno questa era la mobilità richiesta, quindi 15 studenti con due accompagnatori, 10 giorni perché in quel caso era una mobilità individuale, non avevamo fatto una mobilità di gruppo e quindi il minimo erano 10 giorni sul cammino portoghese. L'anno successivo, ovvero l'anno scorso, io avevo previsto la mobilità che sta per avvenire e quindi una mobilità di gruppo di 13 studenti per 7 giorni a primavera 2023 sulla Via Francigena come ospite il Lycée Branly di Amiens. E poi appunto quest'anno
credo abbiano fatto le colleghe la richiesta nel CA 121 per la mobilità futura, l'ultima, quella che sarà a Pamplona. Io l'ho potuta fare al Liceo Livi, grazie al fatto che abbiamo anche noi preso l'accreditamento quest'anno e quindi spero, dovremmo, vediamo, riagganciare il mio progetto a Pamplona proprio in ottobre 2023. Avevo anche previsto degli esperti, come sapete è possibile attraverso l'accreditamento, e quindi un esperto che dalla Francia avrebbe parlato della musica, della storia della musica, dei pellegrini e dei cammini. Questo è un riassunto un sunto della progettazione che è pensato per l'accreditamento, ma chiaramente vale per qualsiasi progetto. Quindi l'ideazione, l'analisi dei bisogni, il background, la corrispondenza con le tematiche dell'azione, la ricerca dei partner. Ecco, in questo caso si diceva appunto poi, no? Deve essere fatta per il CA 121, nel momento in cui vado a chiedere delle mobilità nel CA 121, sarebbe opportuno avere già chiaro le mobilità, il dove, anche se Erasmus non lo richiede specificatamente. E poi la pianificazione degli obiettivi e l'implementazione successivamente attraverso il monitoraggio, la valutazione che può essere fatta in più modi, nel nostro caso è stata in itinere, ma anche poi in loco, attraverso appunto le interviste che i ragazzi hanno strutturato e realizzato, e poi l'impatto, la disseminazione e la valorizzazione del progetto stesso attraverso il sito della scuola, delle varie scuole, ma anche dei media. Poi, se c'è tempo, vi farò vedere. Ecco, no, ve lo faccio vedere subito. In effetti, nel nostro caso, ci sono stati articoli a livello nazionale, La Repubblica, avevamo creato un canale YouTube, avevamo avuto anche l'opportunità. Mi sentite? Sì, Ah, si perfetto, perché non sente sento benissimo. benissimo, scusate, di apparire, di essere citati dai canali delle Ragazze in Gamba, le Donne in Cammino, Rete Nazionale Donne in Cammino, a 1 mattina in giugno, e quindi diciamo che siamo riusciti a fare un'ottima diffusione più del previsto, ma anche i colleghi spagnoli hanno avuto un buon riscontro nei canali locali. La radio del Camino, Radio Camino Santiago ci aveva seguito durante tutto il nostro cammino, eccetera, eccetera. Ecco, prima di farvi vedere questi prodotti, vi farei vedere il sito, però sì, questi prodotti hanno un impatto appunto sulla competenza digitale, come si diceva prima, sia con l'uso di altre piattaforme, sia con l'uso anche di, diciamo, una semi-realtà aumentata attraverso l'escape room. In questo caso, un escape room un po' particolare perché è mista, in parte è creata tramite la piattaforma Genially con immagini in 3D. E questa stessa escape room, che l'anno scorso partecipò anche al progetto Innovamenti Nazionali del Ministero, poi è stata presentata una volta in presenza a Pontevedra ai colleghi, le mie ragazze l'hanno presentata ai loro colleghi spagnoli che erano del posto. L'escape room era sulle 4 tappe che avremmo camminato, quindi luoghi che i ragazzi del posto conoscevano, ma in realtà attraverso l'escape room, giocando attraverso l'escape room, hanno scoperto molte informazioni utili per fare il cammino. Questa è la scuola, qui abbiamo avuto il tempo anche di andare a Finisterre, l'arrivo a Santiago. Vediamo se riesco a far vedere, questo è il prodotto finale del sito. Del progetto, un sito che è ancora in itinere, appunto come vi dicevo, il progetto è ancora in itinere, si vede, vero? Sì? Sì. Benissimo. E quindi con la descrizione del progetto stesso che era stata posta in eTwinning.
gli obiettivi delle presentazioni fatte da me e dal collega, il logo. Questi sono i loghi che i ragazzi appunto avevano creato e avevamo poi, come sempre di solito si fa, scelto Cosa? attraverso una competizione, attraverso i social, chiaramente senza dire chi aveva creato quale logo, e vinse il logo italiano, ma fu un caso. Queste sono le conferenze durante la primavera 2021, quando non si poteva viaggiare, dei vari esperti. Come vedete, la prima conferenza proprio verteva sull'inclusione lungo i cammini, quindi Inclusion Walks with Us. E infatti gli esperti invitati erano la Rete Nazionale in Cammino sul gap di genere che c'è anche in cammino, gli stereotipi al femminile e Free Wheels, che invece si occupa dell'apertura dei cammini a tutti e tutte, quindi l'apertura alle persone con disabilità dei vari cammini, sia di Santiago ma anche quelli italiani. E poi un focus sulla Via Francigena, il cammino europeo e tra Spagna e Italia, quindi appunto i cammini italiani e il cammino portoghese. Qui ci sono delle presentazioni in più lingue che avevano creato gli alunni, o gli alunni, ecco qua, del liceo di Pamplona, liceo musicale, e i loghi delle scuole che avevano partecipato. Allora, alcuni lavori, per esempio la scuola di Pontevedra è una scuola, tra l'altro una scuola con cui io sono rimasta in contatto, come vedete, grazie ai Twinning Erasmus, poi si creano al di là del progetto specifico, delle relazioni, ed è questo poi anche fondamentale, uno degli obiettivi. E quest'anno a breve accoglieremo questa scuola di Pontevedra e noi andremo ad aprire con uno scambio, tra virgolette, normale, ovvero senza cammino, ma si è creata questa connessione attraverso questo progetto. È una scuola che studia, ha come indirizzo specifico il turismo e l'economia, e quindi i ragazzi spagnoli poi si erano focalizzati, centrati, facendo anche dei questionari lungo il cammino ai pellegrini, agli albergatori, ai bar, agli abitanti del posto, sull'impatto appunto turistico, perché molto spesso questi cammini hanno rivitalizzato i territori stessi. Le mie studentesse, attraverso un articolo, qui siamo a Pontevedra, di Ilaria Canali, appunto, delle ragazze in gamba, il camminare, l'empowerment femminile, che ha raccolto statistiche sulla presenza delle donne nei vari cammini italiani, attraverso questi numeri e grazie, quindi vedete l'impatto interdisciplinare che si diceva prima, l'apporto della collega di matematica, hanno poi creato delle statistiche, dei grafici ricostruiti in base ai dati dell'articolo stesso. Non so se riesco a farvelo vedere un po' meglio. Ecco, i numeri degli albergues per cammino, i pellegrini per cammino nel 2021, cammino francese in questo caso, quindi le percentuali di frequenza nelle varie stagioni, eccetera, eccetera. Qui abbiamo un sottoprogetto che è nato dal mio progetto e della scuola del liceo musicale di cui si diceva prima, di Pamplona. Los sonidos del camino, ovviamente loro sono un liceo musicale, quindi studiano i suoni o ascoltano, riproducono i suoni, le musiche che si trovano in cammino. Qui ci sono delle immagini dell'accoglienza, quindi della parte svolta in Italia da Verona a Mantova, come un racconto in pratica del loro viaggio, un po' a piedi, un po' delle varie tappe in bicicletta. E qui, come vi dicevo prima, le interviste che hanno realizzato proprio i ragazzi. In questo caso eravamo a Padrone in particolare, qui un po' di foto del viaggio di Pontevedra, e le interviste che non vi faccio ascoltare, ma insomma vedete che sono in inglese, alcune in francese, perché ovviamente poi gli incontri in cammino erano internazionali. Devo dire che ci riconoscevano poi anche in aeroporto, perché tramite Facebook e i social e il mio gruppo ci seguivano alcune persone. E poi ecco le brochure di cui vi dicevo prima.
che avevano creato durante l'anno precedente, le brochure attraverso un Padlet. Vediamo se riesco ad aprirlo, altrimenti ne prendiamo una. Ecco, questa è una sulla Via Francigena. Io chiaramente avevo usato lo spagnolo perché mi interessava, quanto la mia materia spagnolo, sviluppare lo spagnolo, e queste erano brochure sia sui cammini italiani che sui cammini francesi create proprio dai ragazzi. Ecco, l'ultima cosa che ci terrei a dire adesso che ho riaperto, che a livello tecnico, come vi spiegavo, dopo il K120 abbiamo inserito le mobilità nel K121. Prima della mobilità è necessario stilare il learning agreement, che è questo. In questo caso era una mobilità individuale, come vi dicevo prima, e quindi ogni studente, una volta che io avevo riempito queste parti in inglese con tutte le attività che andavamo a svolgere, il tipo di valutazione, di monitoraggio, eccetera, eccetera, dovevano firmare anche i genitori, quindi uno a uno. Se è una mobilità di gruppo, questo non è necessario. Ecco, il contratto quindi formativo da allegare all'allegato 5, quindi il modello di convenzione per la mobilità individuale in questo caso. Questo era quello che io avevo stilato in inglese con le varie attività, e quindi la descrizione delle azioni, il percorso, no? Ecco, la tecnologia usata, gli strumenti, la metodologia, il prodotto finale, eccetera, eccetera. Se ci riesco, vi faccio vedere giusto l'escape room, se ci riesco. Ecco, questa è l'escape room di cui vi parlavo prima, quindi vedete una ampiezza che non è solo una mobilità fisica, ma anche virtuale, che poi però diventa reale, quindi una potremmo parlare di un escape room mista, un po' particolare. E ecco, queste sono, ora io non ricordo le password, quindi non possiamo andare avanti perché a un certo punto ci vuole di saper svolgere i vari esercizi che i ragazzi avevano creato sulle varie informazioni, informarsi, prendere informazioni e svolgere i giochi per poter proseguire nelle varie tappe e poi arrivare finalmente alla Cattedrale di Santiago. Questi sono tutti i lavori che hanno svolto loro, che hanno creato loro, e appunto la cosa divertente è stata poi portarli fisicamente a Pontevedra e farli svolgere alla classe partner. Ecco, io credo di aver detto tutto e quindi mi fermo qua e passo la parola a Nadia. Sì, aspettate che ho la luce troppo. Allora, Marcella ci ha dato un bellissimo esempio di un progetto comunque già molto in là, diciamo, nell'organizzazione. Io ho pensato di rimettere alcune informazioni che sono già state date nel precedente nostro webinar, anche per le persone che magari non hanno partecipato, non hanno avuto informazioni per contestualizzare. Marcella ha fatto riferimento del suo progetto, iniziato come un e-twinning e poi portato avanti grazie all'ottenimento dell'accreditamento, che è una parte dell'azione 1, e anche poi a richiedere il finanziamento con il K121. Il K122 è un'altra possibilità per partecipare per le scuole che non hanno una grande, come dire, o si affacciano per la prima volta alla legislazione europea, oppure che magari non hanno esperienze anche nella gestione dei progetti stessi. Questi tipi di progetti si possono fare le stesse cose che nel K121, solo hanno e nell'accreditamento un periodo limitato e delle mobilità
limitate, massimo 30, e poi prevedono tutte le cose che si possono fare anche con l'accreditamento. Job shadow, quindi si va a visitare un paese per, come si dice, una scuola, volevo dire, per vedere come si lavora, per vedere buone pratiche, per conoscere il sistema scolastico in questione. Si possono frequentare corsi strutturati, si può fare appunto la mobilità individuale, di breve o lungo termine, diventare esperti, eccetera. E la durata è da 6 a 18 mesi. Si possono fare le visite preparatorie anche, che sono delle visite ho un nuovo partner, non lo conosco bene, vado per pochi giorni in persona, mi incontro, vedo la scuola, vedo che offre la scuola anche per le finalità del nostro progetto. E si prendono accordi per magari inviare dopo dei docenti in job shadowing. Invece nei corsi strutturati non è necessario, perché il corso strutturato, già l'ente che lo fornisce ha già una sua struttura, le sue finalità, e anche una sua organizzazione, spesso anche per la community. Possiamo andare avanti all'altra slide. Marcella? Ecco, allora, quando ci si affaccia a questo tipo di progetti, dove si va? Si va a cercare, per fare la nostra domanda, qui è quella la schermata che ci appare, e cerchiamo in School Education, ora qui non ho fatto questo screenshot, cerchiamo proprio quello che ci interessa, AA122 SCH. Quindi vediamo la scadenza, possiamo iniziare a progettare, a scorrere la web form, e quindi la web form rimarrà, non si cancella, non c'è bisogno di salvarla, ci si può lavorare in più tempi, anche condividere con altre persone, magari del gruppo di lavoro. Quindi poi successivamente ora vi faccio vedere un esempio delle opportunità o dei siti dove prendere ispirazione per il progetto. Marcella, procedi così. Ecco, ho pensato, visto ci sono, ho visto dal numero, come la tipologia degli iscritti, istituti superiori, anche della scuola primaria. Allora, io per fare un progetto, occorre, magari posso prendere spunto per i temi da alcuni siti che fra l'altro rientrano anche nelle priorità del programma Erasmus, anzi sono, come si dice, il cuore in alcuni casi. Allora, il primo, ne ha già parlato Marcella, del Green Deal, quello di diventare di ridurre diciamo, l'inquinamento da CO2, ma soprattutto è per creare un nuovo stile di vita, quello che interessa anche i nostri studenti, per cui si possono prendere anche delle idee per costruire un progetto. Il New European Bauhaus è perché per rendere, diciamo, per ridurre l'inquinamento, per avere un tipo di vita sostenibile, insomma, lottare contro lo spreco, per rendere attivo il Green Deal bisogna cambiare stili di vita. E allora questo New European Bauhaus ci dice che bisogna vivere, il motto è questo: Beautiful, Sustainable, Together, perché bisogna farlo insieme, vivere meglio in maniera pacifica, sostenibile e anche beautiful. Quindi anche la creatività, la bellezza, non solo, diciamo, si pensa molto al digitale, ma anche a un nuovo umanesimo, ecco. Forse ce n'è molto bisogno. Anche questo è molto interessante, per un nuovo stile di vita. Ecco, lì dentro troverete in questo collegamento anche la storia, perché si riferisce a un movimento legato più all'architettura del secolo scorso, e quindi però molto attuale. Il Europeana
È un sito ricchissimo, praticamente è una biblioteca digitale. Per conoscere il patrimonio digitale troverete film, immagini, è tradotto in 30 lingue. Quindi, visto che si è parlato di bellezza, di sostenibile, eccetera, può essere interessante per prendere spunto. C'è tantissimo materiale, anche molto importante anche per le scuole superiori. Ho messo naturalmente il piano digitale. Quello è importantissimo in tutte, una delle priorità per rendere anche essere cittadini attivi e per evitare il digital divide, quindi proprio per partecipare attivamente alla vita democratica attraverso questa chiave di accesso che offre il digitale e anche chiaramente l'istruzione è una dei mezzi per raggiungere diciamo, queste competenze digitali. Questo è Nadia, interessante. Dimmi. scusami se ti interrompo, ti chiederei la cortesia. Io ho l'impressione che tu stia condividendo il video, se potessi staccarlo, perché così va più liscio No, l'audio. Ce l'hai spento? no. Ah, no, il video l'avevo spento, ora. Ok, Guarda. va bene allora, niente. Ok, Ah, scusa. va bene. Allora, volevo questo e-learning corner è un sito interessantissimo. Può essere utile per tutti perché 2 anni fa sono stata invitata dall'agenzia Erasmus Indire a partecipare insieme ad altri 2 paesi europei alla valutazione di questi materiali con i miei alunni. Io insegno alla scuola primaria, ma faccio parte di un istituto comprensivo, per cui ci hanno dato appunto l'opportunità di valutare questi materiali con un'associazione con sede a Bruxelles che collabora negli aspetti della comunicazione della Commissione europea. E quindi abbiamo lavorato con i ragazzi, abbiamo visitato questo e-learning corner, abbiamo usato dei materiali e poi i ragazzi si sono confrontati online con l'esperto di Bruxelles. Ed è stato molto interessante perché in 24 lingue ci sono giochi, materiali didattici sull'Unione Europea, ma addirittura proprio libretti da scaricare, anche da colorare sull'Unione Europea, sui paesi, sulla storia, ma anche ci sono materiali sull'ambiente, sulla disinformazione, sulla sicurezza in internet, sulla parità di genere. E quindi sono suddivisi per fasce di età. E quindi potete trovare, mi sembra, 9, 12, 12, 15, insomma, 14, 18, qualcosa del genere. Ed è interessantissimo perché anche qui si può prendere spunto per gli argomenti, per creare un progetto. Ecco. Ora vi presento questo è il mio progetto, K122, che è quello della mobilità a breve termine. Che è in atto attualmente e che ha la durata di 18 mesi, sono previste 15 mobilità. Come vedete, non ne ho messe 30 perché il mio progetto, visto che venivamo fuori dalla pandemia, e poi ci sono stati tanti cambiamenti, magari a scuola, ho deciso di partire dalla formazione dei docenti. Per passare poi successivamente, magari con altre progettazioni, a una, diciamo, partecipazione più diretta degli alunni. Anche noi abbiamo creato un logo e abbiamo scelto 18 mesi, ho scelto 18 mesi perché sapete che questo tipo di progetti si può fare da 6 a 18 mesi. Ma vi consiglio, i 6 mesi sono pochi, perché dal momento che abbiamo la comunicazione che il nostro progetto è stato approvato, allora che partecipiamo al kick-off, cioè l'agenzia Indire vi fornirà tutti gli strumenti utili a una formazione,
poter affrontare la gestione pratica. Fra l'altro vi manderanno anche quello che vi ha fatto vedere prima Marcella, tutti i documenti da redigere, tipo il Learning Agreement e la convenzione da compilare. La convenzione è l'accordo che si fa tra chi va in mobilità e l'istituto. Invece il Learning Agreement è un accordo con, diciamo, il percorso didattico o le attività che vanno a svolgere, nel mio caso solo i docenti, ma per esempio nel caso di Marcella erano anche gli alunni. E lì quello va firmato sia dall'insegnante, sia dai partecipanti che dalla scuola partner e anche diciamo, se ci fossero nel caso dei minori, ai genitori. Il modulo ci sono, è uno per tutti, quello che mandano, ma si possono togliere le parti che non ci interessano. Nel mio caso non ci interessava la firma naturalmente dei genitori, ma anche non ci interessava, per esempio, perché alcuni aspetti riguardano più i docenti. Chiaramente, allora, cosa ha previsto il mio progetto? Ho voluto pensare alla nostra formazione vista proprio in funzione dei nostri docenti, sono beneficiari, diciamo, secondari, nel senso indiretti, ecco, è meglio dire, perché gli insegnanti, se io miglioro le mie competenze linguistiche, se io miglioro le mie competenze digitali, se io mi miglioro la mia capacità interculturale, no? Anche la mia dimensione europea, posso meglio anche lavorare e partecipare e sviluppare anche i valori dell'Unione Europea come la pace, l'inclusione e la partecipazione democratica. Allora, nel mio non ho messo appunto 30 mobilità perché ho pensato, perché prima ho fatto un'indagine. Ho fatto un'indagine per vedere a scuola la disponibilità dei docenti, in base anche chiaramente alle priorità dell'istituto che si poteva vincere dal nostro PITOF, da tutti i documenti, diciamo, di programmazione dell'istituto. E io il progetto l'ho costruito proprio su quelle richieste. E naturalmente ho previsto anche le visite preparatorie. Le visite preparatorie sono un'occasione fondamentale, soprattutto per quando non si conoscono bene i partner, le scuole dove andranno i nostri docenti, o nostri, nel caso mio no, ma i nostri alunni. E non incidono però nel numero, infatti, delle mobilità. Infatti, io ho chiesto 15 mobilità, ma di fatto ne avrò 17, perché le visite preparatorie non sono considerate mobilità alle stregua degli altri, però si possono fare e sono utilissime perché si cementa la collaborazione, si vede appunto, come ho detto prima, proprio i progetti che portano avanti le scuole. Io sono andata io alla prima visita preparatoria in dicembre e in Spagna e ho preparato un video, ho preparato e anche ho giù un po' il programma e poi abbiamo ricondiviso con i docenti partecipanti e quindi è importantissima queste visite preparatorie. Poi ho messo tre job shadowing, che sono una in Spagna per due docenti di scuola primaria e infanzia, perché io lavoro in istituto comprensivo, e un altro job shadowing in Grecia per un istituto superiore, perché vanno i docenti della scuola secondaria, e un job sharing dove c'è personale non teaching staff o di SGA o diciamo collaboratoriata oppure il dirigente. E più che altro in questo caso per vedere l'organizzazione, i sistemi scolastici, avere idee per la progettazione, conoscere naturalmente i sistemi scolastici europei, ma anche creare e cementare appunto l'amicizia,
ma anche prendere spunto per nuove progettazioni, corsi strutturati di lingua inglese e di mitologia, eccetera. E infine corsi strutturati sulla sostenibilità ambientale in Croazia, sempre suddiviso un po' fra tutti gli ordini di scuola, in modo che già io all'inizio l'ho un po' già suddivisi, pensando già a un gruppo che fosse a partecipare tutti, in modo che sia un progetto che coinvolga tutti gli ordini di scuola. Ora passiamo alle finalità. Naturalmente la base è migliorare l'apprendimento delle lingue straniere, metodologie didattiche innovative, sviluppare un network internazionale, migliorare le competenze digitali, magari anche creando dei prodotti, e poi anche implementare la conoscenza del pensiero computazionale, ma anche il confronto fra culture, tradizioni, insomma, di migliorare la coesione europea e la cittadinanza attiva europea. Allora, vi ho già spiegato che ho fatto un'indagine, quindi il nostro progetto è iniziato, come si dice, un progetto bottom-up, perché siamo partiti veramente dalle necessità dei nostri insegnanti, chiaramente tenendo le linee guida, e come vi ha fatto già vedere Marcella, vi ha fatto vedere la piattaforma ESEP. Ma si può andare a esplorare la piattaforma Erasmus, i progetti, i risultati per vedere delle idee, si possono fare avere precedenti contatti. Infatti io avevo messo un contatto a una scuola norvegese perché avevo fatto un progetto finito nel 2018. Oppure avere, per esempio, qualche volta la nostra scuola ha avuto un assistente linguistica, potrebbe essere importante che questo assistente ci fornisca dei contatti nel loro paese, oppure seminari, se ci sono seminari di contatto nella formazione, dove si possono, ma anche gli stessi corsi di formazione, per esempio di lingua inglese o altri, si incontrano insegnanti da tutta Europa e quindi possiamo stipulare un accordo, contratti con loro. Poi anche i contatti personali. Avanti i siti web, gemellaggi tra città, tutto può essere valido per cercare partner. Ci sono anche i social. Inoltre vi faccio vedere, prima nella slide precedente c'era l'importanza di collaborare Erasmus e Twinning, perché io posso creare anche come si dice, un progetto, uno spazio, un gruppo sui cleaning e dove collaborare anche con i miei colleghi che parteciperanno alla mobilità per condividere materiale, ma anche essere in contatto con le scuole partner. Una valida possibilità che delle volte ho sentito in questa mia prima esperienza di ambasciatore, dei docenti mi hanno detto: no, il mio dirigente non vuole, magari lo job shadowing. E invece, anche senza avere il progetto, una novità questo, io posso ospitare a scuola, se ho un contatto o ho una richiesta, i docenti o insegnanti che vengono da noi, perché loro hanno, se, magari loro hanno un progetto K122 o un accreditamento, hanno il finanziamento, ci chiedono di venire nella nostra scuola, gli facciamo una lettera di invito e poi chiaramente bisogna fare un programma e li possiamo ospitare. Da qui io ho avuto infatti lo scorso, prima di presentare il progetto, ho ospitato due insegnanti della scuola dell'infanzia nel nostro istituto. Noi non avevamo il progetto, ma da lì poi questa scuola spagnola di Almunifar è diventata un nostro partner. E ora vi faccio vedere proprio oggi le mie docenti, due docenti, sono in visita preparatoria in Spagna e come vedete, io volevo dire, sono in job shadow in Spagna, io ho fatto la visita preparatoria, ho pianificato il job shadowing, ho visto che facevano attività di robotica adatta al mio istituto, al mio progetto. E oggi questi insegnanti proprio oggi sono in mobilità in Spagna. Per andare, scusa, torno un attimo indietro, come vedete, il progetto è dei docenti,
Ma il puzzle che abbiamo creato dell'Italia, i miei colleghi della scuola primaria l'hanno portato come regalo, hanno lavorato con i loro studenti, hanno gli insegnanti, ma in modo di coinvolgere i propri alunni, cioè hanno portato un gioco. Questo lavoretto invece che è un domino, l'hanno fatto gli insegnanti, anche gli insegnanti della scuola primaria. Hanno portato dei puppet su una loro su uno storytelling, hanno fatto delle cartoline. Insomma, come vedete, si può lavorare con tutti gli ordini di scuola e si anche vanno i docenti. I nostri alunni, già in fase prima della visita della mobilità, diventano comunque anche loro degli attori indiretti, ma sono degli attori. Allora, in gennaio ho fatto la visita preparatoria in Grecia e ora, fra 15 giorni, andranno due docenti della scuola primaria, della scuola secondaria. E questi sono gli aspetti principali che si vogliono appunto sviluppare. E quando ho fatto la visita, sinceramente, io non sapevo che la scuola si trovava vicinissima alla città di Leusi, che insieme a Timișoara e a Veszprém in Ungheria sono le capitali della cultura europea. Siamo nell'Attica, immaginate, a parte c'è un parco archeologico proprio lì a Elefsina, ma è tutta l'Attica, un parco archeologico a cielo aperto, e quindi immaginate che possibilità anche per raccontare ai nostri alunni e anche per i docenti che andranno. Work in progress, perché ancora poi ci saranno successivamente appunto i corsi di formazione. Allora, io nel campo 122 si potrebbe anche non mettere dove si va. Cioè, le scuole specifiche. Chiaramente, siccome il budget viene costruito sulle distanze chilometriche, bisogna comunque mettere dove si vuole andare, tipo corso di formazione a Dublino d'inglese. Ma io, sinceramente, ho già indicato tutto nella web form, perché in questo modo è più semplice e perché dimostra anche, penso, nel caso della valutazione, avere già un quadro completo di quello che vogliamo andare a fare, perché significa, perché devi spiegare perché hai scelto proprio quelle scuole, perché nella web form c'è scritto come avete avuto questi contatti, oppure anche se li avete già trovati tutti, quindi diciamo è importantissima. Ora vi presento anche questo passo all'azione chiave 2, che riguarda proprio i veri e propri partenariati, dove non sarebbero previste mobilità specifiche, ma perché non è la priorità di questa azione, ma anche se si possono comunque fare, in ogni caso qui diciamo, il cuore di queste attività è lo scambio di buone pratiche, la cooperazione anche fra enti diversi. Allora, come vedete, le scadenze qui sono imminenti, le ho rimesse giusto per ricordare, e come vedete, nel KA210 sono partenariati di piccola scala, che sono, diciamo, più approcciabili da chi non ha esperienza. C'è un budget più limitato, c'è una nuova scadenza a ottobre. Allora, anche qui vi faccio vedere, qui sono già entrata proprio nella prima, diciamo, schermata, quando io voglio nella web form, quello che mi appare all'inizio. E qua accanto avete tutte le tendine che poi devono essere aperte e rispondere alle priorità. La descrizione del progetto, quali sono i partner che partecipano. Qui bisogna ammetterli. Le attività previste, il budget, l'impatto e gli sviluppi successivi. Poi alla fine
è previsto una sintesi del progetto e poi ci sono delle cose da aggiungere. E allora, documenti da allegare è la dichiarazione d'onore che fa il coordinatore, perché la domanda la deve presentare solo il coordinatore. Gli altri partner mandano un documento che si chiama, è una sorta di mandato praticamente, perché il budget verrà assegnato alla scuola coordinatrice e che lo suddividerà in base a come già è previsto nel progetto ai partner. E quindi ecco, allora questo progetto è un esempio di progetto. Allora, purtroppo qui il progetto K122 era, diciamo, è in progress. Questo è un progetto che era già stato presentato, l'aveva il coordinatore, era la Crescia, ha ottenuto una buona valutazione, anzi, molto buona, ma non è stato sufficiente ad avere il finanziamento, perché purtroppo la selezione è molto molto alta, per cui occorre avere il punteggio massimo è 100. Spesso ne sono stati in Grecia approvati solo 5, ma anche ho sentito anche in altri paesi ne hanno stati approvati 7, 10. Ora, questo progetto era stato approvato nel secondo round, probabilmente forse nel primo round, cioè ottobre. Nel primo round di marzo, probabilmente ho visto nella nostra agenzia, ne aveva approvati, mi sembra, 23 l'anno scorso, o quest'anno, ora non ricordo. Qui è importantissimo il partenariato. Occorrono almeno due organizzazioni di paesi aderenti al programma, quelli li troverete proprio anche nel sito dell'Erasmus Plus. Ricordatevi che l'Unione Europea non è aderente al programma, quindi assolutamente non l'Unione Europea, scusate, il Regno Unito. E questo è il partenariato. In questo partenariato è interessante perché ci sono scuole di cittadine, e per esempio la scuola rumena è vicino alla foresta, e quindi anche la Lituania è un ambiente molto rurale. E quindi per il nostro progetto che riguarda lo sviluppo sostenibile, l'ambiente, questo tipo di, e anche per esempio la nostra scuola che ha, diciamo, che partecipa a altri progetti di tipo ambientale, è stato molto importante. Abbiamo programmato un budget di 60 mila euro. Lump sum vuol dire una somma forfettaria che ci deve bastare per quello che abbiamo previsto. Quindi deve essere una somma realistica per quello che vogliamo ottenere. Allora, nonostante questo è un po' quasi un'eccezione, nonostante questa azione nei K2 non ci sia la priorità, la mobilità non sia una priorità, è stata prevista anche la mobilità di due studenti per paese. In un certo senso loro sono come partecipano un po' alla progettazione e all'attività dal punto di vista proprio dei bambini, dei ragazzi, e quindi hanno un ruolo rilevante. Ora, questo progetto verrà riproposto ora, perché nella prossima scadenza, perché come si dice, abbiamo migliorato per ottenere, perché la valutazione che fanno i valutatori alla fine del progetto, quando ci dice ciò che può essere migliorato, ciò che non va bene, nel caso che il nostro progetto venga rigettato, ci dice ciò che non va bene. Il nostro andava molto bene, ma non benissimo, e quindi abbiamo migliorato, d'accordo, ogni parte, questo aspetto. Poi può darsi che non sia approvato ugualmente, però vi presento anche questa possibilità di migliorarsi, proprio partecipare a Erasmus e anche migliorare le nostre capacità progettuali. Allora, qui vabbè, c'erano le
le priorità, chiaramente lo sviluppo sostenibile, il clima, sviluppare le competenze chiavi. Allora, qui interessante è vedere le attività, perché le attività, io ho fatto qui una sintesi, perché purtroppo non si, una volta presentato il progetto, non ci rimane un PDF. E quindi che delle volte ha anche delle parti un po' spostate, però come vedete abbiamo diviso in dettaglio ogni mo questi moduli di lavoro che ci, beh, fra l'altro ci viene richiesto dalla web form, no? C'è scritto l'argomento, cosa vogliamo sviluppare, ora qui non l'ho messo, ma chi è responsabile? Il primo sarebbe l'Italia. La mobilità che viene poi sviluppata, le attività, il periodo in cui viene sviluppata la mobilità, che è anche una fase progettuale, e i 12.000 euro che vengono allocati, che ci servono però per tutto, poi considerate per tutto il progetto, perché se il totale sono 60.000, poi vedete sono gli argomenti che riguardano appunto. Ogni paese, essendo cinque paesi, ha un argomento di cui saranno responsabili, guideranno le attività durante la visita che avverrà nei paesi partner. Allora, ora passiamo ai partenariati di cooperazione KA220. Questi sono veramente quelli complessi perché la base è proprio l'innovazione, la collaborazione fra settori diversi. Budget, come vedete, veramente importanti. La durata può essere fino a 36 mesi. Ci bisogna che siano tre organizzazioni di paesi differenti aderenti al programma, ma non c'è un massimo, però in questa tipologia si potrebbe anche inserire, si possono inserire anche paesi non aderenti al programma se il loro contributo è così importante. Le novità di questi partenariati di operazione è che ci sono delle unità di progetto, delle unità di lavoro. Anche qui c'è work package, massimo sono 5, e queste unità di lavoro ci è spiegato quando, cosa si fa, come viene gestito, eccetera. Uno di questi, massimo devono essere 5, possono essere anche 4, possono essere 3, non c'è un limite, ma uno deve essere per forza riservato a come si vuole gestire il progetto, agli aspetti su, diciamo, burocratici e burocratico-amministrativo. Allora, anche qui vi presento la schermata perché, come mi appare, quando avviene appunto vogliamo proprio fare un progetto e come vedete anche qui sono da mettere c'è da inserire anche qui, anzi qui la scelta dei partner è fondamentale perché dobbiamo sviluppare magari un materiale didattico di alto livello, eventi moltiplicatori, dobbiamo produrre materiali anche sostenibili da riutilizzare, piattaforme, materiale didattico di alto livello. E poi importante, soprattutto in questa azione, è la rilevanza, cioè perché questo progetto deve essere importante? Riferito alle priorità, agli obiettivi dell'azione. Poi alla dimensione europea, poi ci deve essere anche un principio di proporzionalità, cioè in questo partenariato ci possono essere parti espertissimi, ma anche newcomers, persone nuove in assoluto o persone meno esperte. Per cui il principio di proporzionalità vuol dire che ogni partner può dare il loro contributo in base alle sue potenzialità. Ma in ogni caso, l'effetto che avrà su tutto il partenariato e sulla scuola o sull'organizzazione sarà importantissimo, proprio nel sviluppare l'innovazione, le capacità progettuali, la collaborazione internazionale, eccetera. Quindi
anche l'impatto, che l'impatto deve essere su tutto il partenariato, mentre gli altri progetti più sul discorso della scuola, anche gli altri su tutto il partenariato, ma qui deve avere proprio un impatto forte su tutti i partner. Si può andare avanti. Allora, questo progetto che vi presento non è un mio progetto, nel senso un progetto a cui partecipo. Anzi, ringrazio il dottor Daniele Botteri della una organizzazione che si occupa di sociale e di educazione, perché comunque siamo del settore scuola e quindi ci devono essere enti di qualsiasi tipo, ma che si occupano di istruzione. Il dottor Daniele Botteri mi ha fornito questo materiale un po' perché ci aveva contattato per sviluppare il progetto, e questo progetto riguarda lo sviluppo sostenibile. Ora mi dispiace, sono tutti lo sviluppo sostenibile, però è un settore in cui anch'io diciamo, ho una formazione abbastanza specifica, per cui allora questo progetto riguarda gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, è in atto ed è, come vedete, stato creato un logo e si chiama ACT perché vogliamo rendere veri, fare azioni reali sul territorio, sui territori, attraverso azioni educative, in modo da rendere attivi gli studenti, ma l'intera comunità, i docenti che hanno un ruolo, sia di i docenti vengono formati e poi a loro volta formano i loro alunni, ma anche il territorio. E quindi questo progetto ha come budget l'importo intermedio. Quindi ora è interessante qui vedere che i partner, la Danimarca, perché la Danimarca è anche coordinatore, perché in questi progetti K2, dove viene presentato solo il progetto all'istituto coordinatore, all'agenzia dell'istituto coordinatore, in molti paesi la concorrenza è tanto. Per cui alcuni progetti che magari se presentati in un paese non sarebbero magari approvati ma non finanziati, ma altri possono essere di successo. Spesso i paesi nordici, alcuni paesi, non hanno meno richieste, meno partecipazione, per cui delle volte mi è successo anche a me in passato che un progetto, l'anno precedente, un progetto molto alto, non mi era stato approvato, e un progetto l'anno successivo con minor punteggio che appunto aveva avuto il finanziamento. Allora è interessante questo progetto perché i partner del progetto, vero, la Danimarca, è un istituto superiore che si occupa di appunto di ambiente, è il secondo collegio della Danimarca per importanza, e anche fa parte della rete nazionale UNESCO. Sapete, la rete nazionale scuole UNESCO sono scuole che attraverso la partecipazione a questo programma hanno particolarmente cari il patrimonio materiale, immateriale, paesaggistico del proprio paese, ma anche il patrimonio umano, perché nel senso riguarda proprio anche l'inclusione, la pace, cioè, insomma, a tutto tondo. E quindi il coordinatore di questa scuola, i paesi nordici, sapete, dal punto di vista ambientale sono all'avanguardia, e quindi che sia coordinato dalla Danimarca è veramente un punto di favore. Scusa, torno un attimo indietro. Ecco, poi la Romania è sono una rete di scuole private, però come vedete ha un target ben preciso per questo tipo di progetti. E quindi è un ente privato, la Danimarca è una scuola pubblica. San Giovanni, la cooperativa Lego, che è appunto del mio territorio, è appunto
si occupa di inclusione e di educazione, e quindi anche di inclusione, quindi anche di del sociale. E quindi pensate, è un organismo un po' diverso. E la scuola greca è una scuola sempre privata, e quindi immaginate che ci sono, è interessante questo tipo di partenariato perché vi fa vedere proprio una delle caratteristiche importanti di questo partenariato. Allora, è interessante di questo progetto, torno un attimo indietro, scusa, è che vabbè, ci sono le priorità, chiaramente, inclusione e del rispetto delle differenze nei settori dell'istruzione, la promozione di pratiche innovative di apprendimento e anche ambiente in contrasto al cambiamento climatico. Vedete, ci sono gli studenti e ci sono gli obiettivi. Allora, innanzitutto far conoscere gli obiettivi dello sviluppo sostenibile Agenda 2030, stimolare la comprensione, cioè, e far partecipare direttamente gli studenti, ma anche sviluppare le competenze linguistiche, perché collaborando tra sé gli studenti, ma anche ma sviluppare le competenze degli insegnanti come facilitatori di questo percorso. Come vedete, i destinatari, studentesse dai 14 anni ai 18, studenti e studentesse dai 14 anni ai 18, altre istituzioni formative, amministrazioni locali, ambienti no profit e regioni, comuni, perché qui ci deve essere un impatto grosso nel territorio, nel partenariato con eventi moltiplicatori. E allora, passa oltre. Allora, una cosa interessante è che cosa si vuole fare con questo progetto? Allora, questo progetto prevede, perché ho detto, questo progetto bisogna che siano attività di un forte impatto. Prima di tutto, gli insegnanti si sono confrontati su cioè gli insegnanti e tutti i partner, su che cosa deve essere, come promuovere la riflessione sugli obiettivi dello sviluppo sostenibile in ottica transnazionale. Poi è stato sviluppato un programma di formazione online per gli insegnanti e poi una piattaforma interattiva dove i ragazzi, i docenti e tutti possono sviluppare i progetti, ma attuando anche azioni concrete nel proprio territorio, quindi una partecipazione attiva alla vita democratica e alla cittadinanza. Sono stati organizzati dei workshop, ma una cosa interessante, sono appunto le attività, sono state svolte e si stanno svolgendo in modalità in presenza, a distanza. I TPM sarebbero i project meeting, Transnational Project Meeting. Si sono incontrati i docenti e i partner per valutare cosa fare, come promuovere queste attività. Poi, ora è prevista una formazione online dei docenti e successivamente entrano in gioco gli alunni. Allora, è interessante questo progetto perché le scuole del territorio sono state contattate per diventare il laboratorio di questo progetto. Quindi non sono inserite qui, c'è diciamo c'è l'organizzazione La Lego, questa diciamo che opera nel sociale. Ma le scuole sono state coinvolte attraverso appunto un incontro per diventare i loro, diciamo, come il loro laboratorio, per formare i docenti e coinvolgere i docenti delle loro classi, i docenti, gli alunni delle loro scuole. Immaginate che pensate che in questi quattro paesi, cioè Grecia, Danimarca, Italia e Grecia, le scuole
di questo, in pratica non c'è neanche di fatto un limite, parteciperanno in base alla loro adesione a questa attività di formazione e a questa attività. I ragazzi sono poi chiamati anche a fornire delle presenze, dei video. Allora, immaginate che impatto può avere sul territorio. Pensate che le scuole che partecipano sono considerate partner associati, cioè non ricevono in questo caso nessun finanziamento e anche dal punto di vista burocratico non hanno niente da fare, nel senso di il grosso lo fa l'istituto coordinatore e gli altri istituti. Prima non ho detto che uno di questi organismi, quello greco, è un ente che si occupa di gestore delle comunicazioni, della disseminazione. Immaginate com'è importante la creazione delle piattaforme. Ecco perché quando dico che è importante il partner, in questo caso, veramente avere queste competenze così specifiche è importante, è veramente interessante, perché vedete, prima Marcella vi ha fatto vedere il sito web, anche qui c'è un sito web naturalmente, ma ci può essere il sito web del progetto, il sito web degli istituti, delle scuole o degli enti, ma ci possono essere newsletter, cioè comunicazioni periodiche dove si introduce l'argomento, che cos'è il progetto ACT, eccetera. Ci sono anche, vedete, questo è proprio un esempio di disseminazione eccezionale, perché vedete, cioè, si fa già riferimento alle pagine, ai networks, si fa riferimento comunque alle pagine web, addirittura c'è il QR. Poi addirittura qui ci sono i progetti del materiale da scaricare, le brochure, i poster. Pensate quindi anche come può essere interessante. All'interno, ora io ho messo solo queste schermate, ma si trovava naturalmente anche la documentazione già delle mobilità on-site che è stata fatta a settembre, dove si sono incontrati per pianificare la piattaforma. E quindi ci sono gli interventi, magari delle attività svolte, ci sono i materiali, ci sono le relazioni. Quindi immaginate che impatto, che la disseminazione, sapete, è un evento importantissimo. Immaginate poi anche quando sarà realizzato magari un evento moltiplicatore, cioè un impatto magari nel territorio, magari un evento generale e poi anche magari nei singoli territori. Quindi avrà un impatto notevole. E qui ci sono i loghi delle varie aziende. Allora, io avrei finito. Chiaramente vi ho evidenziato alcune caratteristiche. Purtroppo i progetti, comunque il programma 2021-27, da poco iniziato, questi progetti, se durano 36 mesi, immaginate, sono quasi tutti un po' in fase di svolgimento e non ho un progetto K220, ma credo che questo vi dia, se magari vi capita e qualcuno vi offra, vi chieda di essere partner. Il problema spesso di questi progetti, anche sui social si legge, cercasi coordinatore, perché vedete, il coordinatore riceve tutto il finanziamento, lo deve distribuire, ha una mole di lavoro molto molto forte, anche se per esempio K210 sia in quello lo stesso, ma diciamo ha un impatto molto 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 minore. Ecco, qui bisogna dimostrare piattaforme, materiali, insomma, avete visto il livello. Spesso infatti partecipano università, enti di ricerca. Io ho finito e vi ringrazio. Spero di esservi stata utile. Grazie, ringrazio sia Marcella che Nadia. Prima di ridare la parola a Marcella, vorrei sentire dai nostri amici collegati se ci sono domande. Potete
digitarle in chat. Nel frattempo io le raccolgo e le girerò alle nostre amiche Marcella e Nadia. Volevo, prima di ridare la parola a Marcella, ricordarvi il fatto che domani, se vi trovate dalle parti di Colle di Valdelsa, avremo un evento in presenza presso la scuola Arnolfo Di Cambio, e sarà un evento dedicato ad Erasmus e di Twinning in rete per l'inclusione, quindi un seminario in presenza dedicato all'inclusione, alle strategie per lavorare sull'inclusione attraverso la progettazione Erasmus Plus e The Twinning. Sapete, o forse non lo sapete, ma la nostra ambasciatrice Laura Maffei è una docente dell'Istituto Comprensivo Arnolfo Di Cambio, quindi ci sarà lei e ci sarà anche Francesca Panzica, che è un'altra ambasciatrice Twinning per la Toscana, ormai ambasciatrice Erasmus Scuola per la Toscana. E appunto, se vi trovate da quelle parti, potete senz'altro raggiungerle e partecipare. Ovviamente la partecipazione è libera e aperta a tutti. Per quello che riguarda invece i materiali di questo webinar, noi pubblicheremo rapidamente il tutto sul canale YouTube che vi avevo già scritto in chat, cioè la pubblicheremo sia sul canale YouTube Twinning Toscana che sul canale YouTube del Liceo Rosmini di Grosseto, questo perché la scuola Liceo Rosmini di Grosseto è la scuola polo per i twinning per la regione toscana. E poi, ultima cosa, prima di ripassare la parola a Marcella, teneteci d'occhio perché via via sui nostri canali sia YouTube che Instagram che Facebook diffonderemo tutte le informazioni, le modalità di iscrizione ai nostri seminari, ai seminari che organizzeremo in futuro. Abbiamo in previsione tra l'altro un webinar, anzi forse due webinar sull'utilizzo di eTwinning ed Erasmus per le cosiddette aule innovative e laboratori innovativi che sono oggetto della progettazione a valere sui fondi del PNRR e che ci vedranno impegnati nei prossimi mesi, perché per adesso sapete abbiamo, diciamo, consegnato una progettazione molto molto generale, ma quando ci vedremo confermare i fondi dovremo veramente cominciare a lavorare con grande impegno, perché insomma dobbiamo spendere, diciamo, entro giugno e cominciare a lavorare a breve, per cui insomma vedrete come vi daremo degli esempi concreti di utilizzo di questi spazi innovativi. Marcella, Allora, questi entrambi. Dimmi, ti cedo la parola così non ti no, rubo, non ti niente, rubo. aspettando le domande volevo integrare, prima sono andata un po' veloce appunto per non rubare troppo tempo, però ecco, questo progetto durante le conferenze, quando non si poteva viaggiare, in realtà poi ha influito, intaccato anche degli studenti che in realtà non facevano parte del progetto, che poi non sarebbero partiti l'anno successivo. Era una classe, tra l'altro, di socio-economico che ascoltò, fu chiamata ad assistere in DAD a una delle conferenze durante la quale l'assessore Isabella Di Pistoia presentava questo cammino, che è un cammino da poco ritracciato e promosso molto bene, devo dire, dagli enti comunali, sia di Prato, Pistoia, delle altre città toccate, che va da Firenze a Livorno. E questi studenti, a cui io ero in terza al tempo, 16 anni di socio-economico, io decisamente non avrei scommesso un soldo, mai avrei pensato. Dopo aver ascoltato questa conferenza, mi dissero: noi andiamo in cammino a giugno. E io, sì, ma io ho gli esami, non posso venire, ma noi andiamo da soli. E io ero terrorizzata perché poi, primo cammino da soli, 16 anni, i genitori che mi uccideranno, invece tutti contentissimi, e loro sono partiti, hanno fatto da Firenze a Lucca in 5 giorni e ormai non si fermano più, perché poi questo tipo di didattica, di attività diventa una
droga positiva, quello che io ho visto non solo all'interno delle scuole ma anche al di fuori, e il più è partire. E tant'è, diventarono famosissimi, tutti li volevano conoscere, tutti li aspettavano in cammino, li volevano accogliere, offrivano cose, eccetera, eccetera. E quindi poi questo articolo di Repubblica, eccoli qua che sono arrivati a Pistoia, al Cippo, l'unico Cippo che è in Italia in gemellaggio con la Galizia, accolti da Paolo Rindi, che è parte dell'associazione di San Giacomo, la Confraternita di San Giacomo, che gestisce alcune accoglienze, e dalla fortuna dei principianti volle che loro fossero i primi a dormire per la prima notte, per la prima volta dopo secoli, in questo ospitale di Sant'Andrea di Pistoia, che era stato appena appena riaperto. E, ecco, eccoli qua. E adesso sono un po' più grandi, sono in quinta, quest'anno a giugno hanno fatto la Via di Francesco da Laverna a Assisi, e devo dire che l'impatto su di loro, nonostante non fossero toccati direttamente dalle mobilità o dal lavoro svolto in twinning e di scambio con le altre scuole, però è stato comunque influente, e i colleghi ricordo che a settembre li trovarono cambiatissimi, osservavano il mondo e le cose in maniera diversa. Addirittura la domenica si organizzavano per andare a Mantova a visitare Palazzo Ducale, eccetera. Quindi eravamo abbastanza allibiti, ma molto, 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 molto felici. Quest'anno io appunto non potevo fare molto, era il primo anno che ero in questa scuola, non avevamo ancora Erasmus, ma sempre attraverso Paolo Rindi, l'associazione, la Confraternita di San Giacomo, porterò due classi seconde, un giorno di cammino su questo cammino di San Jacopo, per l'appunto, da Prato a Pistoia. E poi, come ultima cosa, anzi, ecco, un'ultima cosa, se riesco ad aprirlo, vediamo se lo apre. Sì, questo era il Padlet di cui parlavo prima, in cui ci sono tutti i lavori sulle brochure, ma anche i lavori dei partner francesi, che erano una scuola, come dicevo prima, di futuri ingegneri che avevano studiato la Francigena, avevano anche studiato il modo di attaccare una lampada che si illuminava grazie alla luce del sole, si ricaricava grazie alla luce del sole, agli zaini, in modo che anche le persone nella sedia a rotelle potessero entrare in contatto col cammino, potessero camminare. E questo è il video dell'arrivo, che devo dire è sempre emozionante per me rivedere. Per me è stato il viaggio più bello della mia vita, lo dico sempre. E quindi grazie a Erasmus per averlo permesso. Questo è il video invece di uno mattina. Questo era l'ultimo giorno, per fortuna l'ultimo giorno, l'unico di pioggia, eravamo però molto stanchi. E vi racconto solo questo aneddoto, però tolgo l'audio, perché questo tipo di didattica, chiaramente, come si diceva prima, ha sviluppato le loro conoscenze degli altri paesi, dei paesi studiati, delle lingue, le competenze tecnologiche. C'è stato veramente uno scambio tra i ragazzi, che tra l'altro è stato bello vedere dopo 2 anni di pandemia. All'inizio erano molto chiusi nei loro gruppi, e poi è bastato un giorno di cammino per poterli avvicinare. Anzi, come vedete, si erano create anche delle coppiette, come è normale che sia, e loro erano molto istruite, devo dire, le mie ragazze. Noi siamo partite con davvero uno zaino di 6,5 kg per 10 giorni, abbiamo fatto solo una lavatrice a Pontevedra, mentre gli altri si erano fatti portare un po' le cose a Santiago, la valigia, avevano i cambi. Infatti ci guardavano allibiti ogni giorno di come avessimo potuto fare. E in realtà questo è stato l'insegnamento principale, ovvero che quello che è nello zaino è quello che è utile, è l'essenziale. E camminare per 100 km in 4 giorni ha insegnato loro davvero le cose importanti, a gioire per le piccole cose: mangiare, bere, dormire, stare insieme, avere un lenzuolo, avere un letto. E nonostante, e soprattutto che loro sapevano, le mie studentesse, l'avevo in questo istruito abbastanza, il perché del dolore, cosa significava quello al peso dello zaino, il dolore, e perché dovevano provare quel dolore insieme alla gioia.
necessario per avere davvero la gioia e condividerla, il senso di comunità. Una di loro aveva le vesciche per tutti, io le avevo curate, però chiaramente poi camminava male nei giorni successivi con le ginocchia che non ce la facevano più. E a 1 chilometro dall'arrivo piangeva, non ce la faceva più, l'abbiamo aspettata, io le ho detto, insomma, adesso è il momento di farti portare lo zaino, adesso sì che devi chiedere aiuto. E lei mi guarda e dice, no, io ce la farò da sola. E allora io ho pensato a drammatizzare, siccome avevo detto loro di non portare neanche un rossetto, perché pesava anche quello, lei piangeva, aveva il rim che colava, dico, vedi, adesso sembri un pagliaccio, ti avevo detto di non portare nulla. Però poi alla fine ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati e era la fine del viaggio davanti alla cattedrale. Guarda, intervengo per dirti che lo stavamo condividendo prima, no? Con te in messaggino, l'emozione dell'ascolto di questi racconti, perché poi comunque questi progetti, in particolare un progetto come il tuo, sono veramente dei pezzi di vita che ti accompagnano poi lungo l'arco della vita, no? Come in realtà ci dice sempre lifelong learning, no? Di Erasmus. E la cosa che colpisce tantissimo è quanto questi ragazzi poi, una volta rientrati in classe, vivano un'onda lunga positiva di questi progetti, no? Per cui, ma anche noi decisamente, anche noi docenti, no? Perché in realtà è vero che si lavora per i ragazzi, ma poi queste esperienze hanno un'onda di benessere psicofisico anche per noi che siamo poi sempre in prima linea e subiamo poi a vario titolo, dal burnout alla stanchezza di tutta una serie di attività, no? Del nostro mestiere. Quindi, secondo me, queste esperienze sono anche veramente benefiche da ogni punto di vista. Ti volevo fare una domanda, vedo che non ci sono domande, ma comunque ricordate che. Approfitto in questa occasione per ricordarvi che la rete degli ambasciatori Erasmus Plus Scuola è a vostra disposizione e con dei contatti che potete reperire dalla pagina Erasmus dedicata proprio agli ambasciatori regione per regione. Quindi se avete una domanda che volete porre anche rispetto a una vostra progettazione, tra l'altro presto attiveremo anche uno sportello di soccorso, diciamo, di help desk con degli spazi, ci stiamo organizzando per farlo proprio come se fossero dei piccoli colloqui uno a uno, per cui presto vi informeremo circa le modalità e le date. Ma ti volevo dire, poi anche a Nadia lo chiediamo, quando cerchiamo un partner, no? Tu ne parlavi, perché molto spesso quando ci si vuole lanciare nella progettazione Erasmus si hanno un po' di remore perché mancano i contatti, allora noi magari suggeriamo di iniziare dai twinning perché ha una gestione più semplice, no? Non è un limite, è semplicemente un altro tipo di lavoro, no? E come ti orienti? Perché tu hai fatto un lavoro grosso e molto, dicevi, dovevano essere delle scuole toccate dai cammini, per cui era ancora più, diciamo, complesso, no? Dicevi. Ma come si fa, per esempio, anche sulla base di altri tuoi progetti precedenti, proprio iniziamo dall'ABC del oggi voglio trovare dei partner, Ma guarda, come mi oriento? per esempio nella mia esperienza precedente, che tra l'altro era nata durante il corso che io seguivo dell'Agenzia Nazionale sui Twinning, su come usare la piattaforma, dovevamo contattare dei gruppi, dovevamo contattare delle scuole che avevano proposto dei progetti e che chiaramente progetti che interessavano anche noi. E io lo feci, contattai una scuola belga. Che stava ricercando partner, un partner, mancava loro un partner, erano una spagnola di Marbella, una irlandese di vicino, sì, di una irlandese e una belga di Saint Niclas.
E io risposi che sarei stata interessata, era un progetto interdisciplinare, non specifico su una materia in particolare. Dopo un paio di mesi mi contattarono verso giugno, se eravamo ancora disponibili, io parlai con le colleghe, tra l'altro era il primo anno che ero lì al Fracastoro e velocemente prima della fine della scuola decidemmo quale classe lo avrebbe portato avanti e poi a settembre subito iniziamo a preparare la prima mobilità che era a Bruxelles in ottobre. Questo progetto non era finanziato da Erasmus allora, poi è stato 2 anni, quindi è durato 2 anni con quattro mobilità e poi invece è diventato un progetto Erasmus K229 che adesso non esiste più, di partenariato tra scuole, finanziato, quindi però specifico sulla matematica. È stata fatta la prima mobilità, poi purtroppo è scoppiata la pandemia, io avevo già preparato tutta l'accoglienza per primavera, però ecco, questo per esempio è stato un po' stata fortunata, ho subito trovato dei partner con cui poi la collaborazione è proseguita, sfociando in un Erasmus. Nel caso del progetto Cammini, come dicevo, non è stato facile, in realtà hanno risposto solo 2 scuole, ma quelle 2 scuole sono state, insomma, perfette, sono ancora nostre partner, ancora io ci collaboro nonostante sia in una scuola nuova, abbiamo subito fatto uno scambio quest'anno, e io avevo scritto la mia idea in inglese sulla piattaforma dove appunto si propongono i progetti e queste 2 scuole avevano risposto. Avevo fatto una ricerca anche di conto mio, chiaramente guardando, cercando le scuole in Spagna, in certe zone che sapevo passavano vicino ai cammini principali. Però non avevo trovato risposta, ma quasi subito dopo arrivarono queste due scuole, quindi mi fermai. La quarta, come diceva prima Nadia, veniva da un pregresso, da una conoscenza che la scuola del Fracastoro, aveva già da tempo, la scuola di Pamplona, o quantomeno i colleghi, in realtà la scuola era diversa, loro l'avevano cambiata, ma i colleghi noi li conoscevamo benissimo. Io avevo fatto uno scambio con loro nel 2018, ma loro erano 20 anni che venivano a Verona. Mi chiesero a fine anno di entrare nel progetto Cammini di Oasis Europe se avessero vinto un Erasmus. Ecco, nel loro caso, per esempio, noi avevamo l'accreditamento, le altre scuole non avevano nulla nel momento in cui abbiamo progettato le mobilità. Avevano però cercato di ottenere, avevano presentato domanda, allora era in maggio, appunto era il primo anno di questo nuovo programma, per un K122. Sia la scuola francese che la scuola di Pamplona lo ottennero e quindi loro poi hanno finanziato la mobilità in Italia grazie a questo e anche quella Pontevedra mia in realtà grazie al K122 che ha ottenuto la loro scuola, però Pamplona noi la conoscevamo già e Pamplona poi nonostante allora non avesse l'accreditamento adesso ce l'hanno, a settembre ha ospitato una nostra studentessa per un mese con una mobilità a lungo termine pagata chiaramente da noi con il nostro accreditamento. Come diceva prima Nadia, nonostante loro ancora non l'avessero, e quindi c'è stato comunque questo gemellaggio. Diciamo che io quello che percepisco anche dalle tue parole è una sinergia fra la tua passione per i Grazie. cammini, per questo tema molto bello che mi trova tra l'altro in perfetta sintonia con la progettazione europea. Io penso che anche un buon consiglio possa essere quello di lavorare su temi che ci appassionano. Bravissima, bravissima. Grazie. Questo non l'ho detto, però effettivamente sì, la spinta in quel momento, in quel periodo, con tutte le difficoltà, nell'incertezza è stato partire da un qualcosa, non sempre magari si può fare, però partire da un qualcosa che mi appassionava e quindi questo ha permesso di superare le varie difficoltà che comunque l'anno scorso ci sono state, perché fino a dicembre c'erano ancora una recrudescenza della pandemia, non sapevamo se saremmo partiti. Io prima di partire, siamo partiti il 31 marzo, 3-4 giorni prima avevo ancora della gente a casa, della classe, mi pare un tre persone che erano positive.
e quindi non sapevamo se saremmo riusciti a partire tutti o meno. Poi alla fine ce l'abbiamo fatta, ma in effetti è stato veramente una specie di sogno che si è realizzato dopo anche un anno e mezzo e più che ne parlavamo, che lo progettavamo, che con i ragazzi lavoravamo appunto sul virtuale, su questi territori, su questi cammini. E quindi sì, devo dire che quando poi mi ci sono trovata lì, non ho dormito per 10 giorni perché mi sono resa conto che effettivamente ho detto, ma cosa ho fatto? Può succedere di tutto, però il cammino vede e provvede, non. Sicuramente, sicuramente ci sono queste scelte di, anche di incoscienza e di entusiasmo che facciamo noi docenti a volte. Ascolta, grazie tantissimo. Volevo fare una Niente. domanda anche a Nadia. A Nadia in particolare, che prima parlava delle visite preparatorie, no? Ci stavi dicendo che tu hai partecipato da poco a una visita preparatoria. E volevo capire meglio da te, siamo quasi in chiusura, abbiamo una decina di minuti, ma questo è un tema molto interessante. Al momento dell'organizzazione di un progetto che preveda la formazione dei docenti, cosa consigli? Magari uno o due consigli per chi forma, tu hai tantissima esperienza. Noi ci siamo conosciute anni e anni fa a Murcia, una formazione, ti ricordi, in servizio, quando ancora c'erano le formazioni in servizio e si partiva con candidatura personale. Adesso funziona in modo molto diverso, no? Cioè non esiste più. Cosa consigli tu proprio a chi volesse partire e lavorare in questa direzione? Allora, innanzitutto, come ho detto, bisogna partire dai documenti. Allora, prima di tutto per fare una buona progettazione e anche per rispondere alle nostre esigenze, alle esigenze della scuola, perché sono le esigenze della scuola. Proprio hai parlato te della mobilità. Noi a suo tempo abbiamo fatto una mobilità individuale. Oggi, invece, la differenza è che la formazione deve avere. E deve essere coinvolta un po' in tutti i progetti Erasmus, naturalmente, ma in particolare nella formazione deve essere una progettazione di tutto l'istituto e quindi si deve partire prima di tutto da quello che la scuola vuole raggiungere, dai suoi obiettivi e quindi chiaramente nelle aree strategiche che lei ha individuato, chiaramente le aree strategiche poi sono oggi quelle il digitale, che sono quelle anche del digitale, le STEM, l'ambiente, la partecipazione democratica, la disinformazione, come nel caso di Marcella, l'attività outdoor. Quindi prima di tutto partire da quello per fare una progettazione realistica, perché può succedere, se no, che poi quando si farà poi, perché non l'ho detto prima, ma per far partecipare, non è che si fa il progetto, cioè si cerca la formazione in base ai docenti, ma la formazione sì, in base alle loro diciamo anche diciamo interessi, ma poi è la scuola e fa un bando. E quindi nel bando, se non si accoglie un po', si fa un mix fra le esigenze di tutta la scuola e anche un po' le esigenze anche le persone più adatte che fanno un tipo di formazione. Perché poi quando facciamo la selezione, il bando di selezione per andare alla formazione all'estero, si può anche rischiare di non trovare nessuno che vuole andare. No, magari. E quindi è Esatto, ma bene. infatti tu cosa consiglieresti come tipologie? Perché consiglieresti per esempio un corso strutturato, consiglieresti lo job shadowing? Che No, cosa allora, il consiglieresti? job shadowing è un tipo di formazione, diciamo, più informale, perché si va lì, c'è un programma, ma per esempio, nel caso delle docenti dello scorso anno che sono venute da me, non avevano conoscenza della lingua italiana, della lingua inglese, poco. E quindi erano insegnanti della scuola dell'infanzia, chiaramente Italia-Spagna è più facile, ci si capisce meglio. Ma poi le barriere linguistiche sono cadute perché loro hanno migliorato anche l'italiano quando sono venuti, ma è stato possibile per loro vedere, magari se dovevano partecipare
un corso all'estero, spesso quando si fanno i corsi all'estero, siccome c'è una platea internazionale spesso che partecipa, sono in vari, posso, di solito la lingua base è l'inglese, per cui se uno non ha disponibilità per la lingua, cioè non ha una conoscenza adeguata, perché insomma per partecipare a una formazione almeno bisogna spesso richiesto un B1, B2, e quindi le persone, almeno non sia proprio linguistico, perché se poi uno vuole fare una formazione linguistica, si può cercare un corso a seconda dei livelli, secondo il framework europeo, da due, certo. Se non ne sa niente, no, è meglio prima faccio un corso qui in Italia, una base, e poi vado a fare, chiedo di fare una a due, perché deve essere molto inclusivo, non solo chi sa già, ma anche chi non sa. È chiaro, chi vuole anche, proprio per motivare tutto il nostro corpo docente. Quindi io per esempio nel mio progetto ho messo corsi, li ho anche un po' suddivisi, perché è chiaro che se io metto corsi di lingua inglese di un certo livello, magari partecipano più i docenti anche delle medie, magari soprattutto quelli di lingue. Magari se metto un corso di formazione basica a due, possono partecipare anche gli insegnanti della scuola dell'infanzia. Quindi, come si dice, deve essere io, avendo un istituto comprensivo, essendo un istituto comprensivo, ho voluto che l'impatto sia per quello, forse anche il progetto è stato approvato, un impatto su tutto l'istituto. Poi Assolutamente. direi Ah, anche. dicevo, è proprio questo il senso, no? Poi di Erasmus, cioè già a partire dall'edizione precedente, l'azione che si capisse che sia un'azione che L'istituto, abbia sì. delle ricadute su tutto l'istituto, no? Ma per Ecco. esempio, tu consiglieresti anche, non so, ad esempio, di fare di creare un questionario per l'analisi dei bisogni formativi, Io l'ho oppure non c'è fatto. bisogno. Io l'ho fatto. Ho fatto proprio, si richiede, ho la motivazione, ho disponibilità. Non ho detto per questi corsi, ho messo, guardando i nostri documenti di programmazione, piano di miglioramento, ho visto quali erano i temi principali, che io ho fatto già una scheda indicando un po' le priorità. C'è scritto noi il miglioramento della lingua inglese, quindi si fanno progetti di potenziamento dall'infanzia, anzi primo approccio all'infanzia in inglese, fino alle certificazioni alla scuola media. Allora ho messo chiaramente ho messo anche miglioramento della lingua inglese ai docenti, ma ho messo anche le STEM, ho messo anche perché rientravano. Poi ho chiesto ai docenti di barrare quelli in cui sarebbero interessati, per cui Certo. job shadowing l'ho messo generico, non l'ho messo in Spagna, perché all'epoca, cioè, ancora non lo sapevo. Ecco, poi io su quello ci ho proprio costruito il progetto, ho trovato i partner giusti, un po' per caso. Per esempio, una scuola, la scuola norvegese dove volevo mandare il dirigente e diciamo la segretaria, alla fine era un mio partner, è stato, anzi, io sono stata la sua coordinatrice in un progetto, poi il dirigente si è trasferito e il nuovo dirigente non mi ha dato più la disponibilità, ecco, nonostante lì, infatti non avevo messo la visita preparatoria perché ero sicura, però è successo questo. Ecco, per dirti come avere anche buone relazioni, nonostante tutto, delle volte può succedere un imprevisto per cui si deve far cambiare, fare un piano B, e questo è Certo. possibile, c'è questa flessibilità. Quindi direi, sottolineo anche l'aspetto dell'importanza dell'analisi dei bisogni della scuola e quindi del POF, del piano di miglioramento, quindi del RAV, e perché nella progettazione, tutte queste, quando diciamo si inseriscono nella progettazione, è evidente che il valutatore, cioè chi o la valutatrice che prende in mano il nostro progetto e gli dà un voto, si rende conto se è davanti a un interlocutore che tiene conto dei bisogni della scuola, e questo è fondamentale. Sì, è fondamentale. Marcella,
Sì, dimmi, scusa, non ti No, volevo scusa, ti tagliare. volevo aggiungere una cosa. Siccome io ho incluso la scuola materna, guardi, è stata un'esperienza, un effetto moltiplicatore, perché poi erano tutte entusiaste, le insegnanti che non avevano mai partecipato all'Erasmus, ho scoperto poi le risorse interne, che qualcuno sapeva un po' di spagnolo, cioè, poi viene fuori, portando questa ambientata a scuola, anche delle cose inaspettate, delle sorprese. E do un consiglio, siccome anche nella formazione dell'agenzia Erasmus, particolarmente attenzionata è il settore della prima infanzia. E quindi se uno fa progetti che coinvolge la prima infanzia, sicuramente ha molte anche più probabilità di essere finanziato, perché è un settore in cui la gente, i docenti sono un po' più titubanti perché magari hanno una formazione meno disciplinare, ma è importantissima per la crescita dei nostri alunni. Quindi è anche per creare come si dice, una comunità educante a tutto tondo. Quindi consiglierei Certo. anche ai docenti della scuola dell'infanzia di farti promotori o di chiedere di essere inseriti o di partecipare, insomma, di non essere anche dirigenti, anche di favorire la loro partecipazione in ogni modo. Benissimo, io vedo l'orologio e vedo che sono le 7:01 e vorrei innanzitutto consentitemi di ringraziare tantissimo Marcella Biserni e Nadia Buti. Come dicevo a Marcella prima, ci vorrebbero altri spazi per raccontare ancora meglio in dettaglio il suo progetto e l'esperienza di Nadia Buti e i progetti di Nadia Buti. Quindi, però, siamo arrivati in fondo. Vorrei ringraziare naturalmente voi, per essere state con noi e tutti voi che avete avuto la pazienza di essere qui con noi in questo webinar oggi pomeriggio. Ringrazio naturalmente l'Ufficio Scolastico Regionale e l'Agenzia Erasmus Plus Indire, che sono rispettivamente co-progettatori con noi, con il gruppo di ambasciatori Erasmus Plus Scuola e appunto co-progettatori con noi, e l'Agenzia Erasmus Plus Indire che ci finanzia, e la scuola, il liceo statale Antonio Rosmini di Grosseto, che gestisce, diciamo, l'aspetto amministrativo del nostro piano di formazione. Vi rimando al prossimo nostro seminario, webinar, e per questo vi prego di seguirci sia attraverso le comunicazioni istituzionali di OSR che attraverso i canali informali, ma altrettanto forse anche, diciamo, più funzionali ed efficaci, quantomeno per raggiungere il maggior numero possibile di utenti, che sono appunto YouTube, Instagram e Facebook. E vi saluto, saluto tutti e vi Buon ringrazio ancora. Erasmus a tutti. E ci vediamo. Buon cammino, io buon Buon Erasmus. cammino, mi sembra veramente un ottimo modo Buon cammino. per chiudere dicendo buon Erasmus in cammino, magari. In cammino. A presto a tutti, grazie Grazie, mille. ciao, buona serata. Buona serata.